Grazie a quelli che hanno partecipato al film, alcuni di voi sono in sala, altri sono andati via. È stato molto divertente fare questo film, molto lungo, ci abbiamo messo 4 anni e mezzo più o meno, abbiamo fatto anche altre cose, però ecco, questo è il risultato e penso che un film che sarebbe piaciuto a Piero soprattutto, questa era l'idea. Sì, voglio ringraziare, voglio segnalare che in sala c'è Vania Prouti, Lars Glock, e Patrizia Rosso, mia zia, la terza moglie di Piero che ci ha sostenuto e ci è stata vicina nello spirito. Quando ero alle elementari era il periodo in cui uscì il Decamerone Nero e in classe avevo il figlio di un sottosegretario alla cultura democristiano che stava, aveva fatto una mozione in Parlamento per censurare il film e vidi Piero e credo è la prima volta che mi ricordo di averlo incontrato e lui gli dissi questa cosa e lui mi disse scherzando, mi disse menaglie. E questo è un po' il primo ricordo che ho. Poi mi ricordo che gli chiesi che rivista di musica dovevo leggere e mi disse Billboard e la comprai e la trovai noiosissima, però dopo mi resi conto che era un vero professionista e poi dopo ci siamo incontrati più tardi nella vita e purtroppo fino a quando diciamo cioè mi sono reso conto del personaggio che avevo diciamo tra le mani, così per dirlo un po' grossolanamente, purtroppo solo dopo che è morto. Grazie a Fabrizio sono riuscito a riscoprirlo in qualche modo, a scoprirlo in più in profondità, ecco. E, è stato un percorso molto bello, per me molto anche difficile, devo dire. Ci abbiamo lavorato molto, e ci sono state persone che ci hanno aiutato molto, voglio ringraziare Marcantonio Borghese, il produttore, l'Istituto Luce, Wild Side che ci ha consentito anche di portare a compimento il film e soprattutto voglio ringraziare Fabrizio Laurenti, a dire la verità, perché è stato grazie a Fabrizio che siamo riusciti a fare il film che avete visto.